Buongiorno a tutti, siamo in diretta da Punta Tragara. Prego accomodarsi, abbiamo il nostro ospite. Io lo chiamo executive perché sarebbe quello che cucina quando lo chef non c'è, siccome qui lo chef c'è sempre. Buongiorno, sì, buongiorno. Salve, lei buongiorno. Mi garantisce che il cuoco c'è sempre. Lui c'è sempre, quindi lei sempre. È il suo chef, il suo secondo chef, magari come dire executive è più. Riempi di più, no? Più imponente. Vabbè, per il momento non lo lascio, sono richieste, il chef prima il suo capo, perché poi chef è capo e Monzù è la stessa capo cosa. Capo è leader. Eh? Capo è leader. Monzù è la stessa cosa, sì. Che è il nome del ristorante. Cioè, è un francesismo, non so come lo possiamo definire, io poi sono arrivato ieri, sono già in partenza in diretta su Radio Milano TV, sarebbe bello chiaramente rimanere qua, era la scusa, magari ammalarsi, che non so, rimanere qua a Capri, ma non sono riuscito, sto benissimo, oggi è una giornata di pioggia, ma Capri, come dire, ha un fascino particolare anche in questo senso, e quindi bene, è passato un buonissimo periodo, ancora non abbiamo altro terminato, siamo qui intanto con Giacomo Olivieri. Ecco, Giacomo Olivieri che è arrivato qui 3 anni fa, buongiorno, abbiamo anche il nostro direttore che ci ha raggiunto a un anno di distanza, sa dei vari spostamenti, dei nostri spostamenti, quindi voleva esserci anche lui. Ecco, non so, non si vede, non si vede che ce l'ha qua. Ecco, il nostro direttore, sto usando il termine giusto, direttore, restaurant manager, come lo possiamo definire? Come vuole. F&B, com'è? Restaurant manager va bene. Restaurant manager va benissimo. Ecco, adesso poi c'è uno dei giudici di MasterChef che ha un po' celebrato l'attività del restaurant manager, cioè della figura del restaurant manager con un libro, dice io faccio il restaurant manager, sono figlio di una cuoca, quindi anche il restaurant manager, come dire, c'è anche una gara poi di mettere, tra l'altro in corso. Bene, allora, noi ci ritroviamo dopo un anno col direttore, se lo possiamo dire. Sì. Eravamo a Vulcano, sì, all'isola Eoli. Quindi un anno dopo siamo a Capri. Bene, bene. Un progetto è bello quindi rivedersi, anche perché poi siamo sempre in posti molto belli. Non ci facciamo mancare nulla. Bene, bene, qui siamo a Punta Tragara, sempre questa punta, facendo una piacevole passeggiata dalla piazzetta di Capri, in mezzo alle ville capresi, no? Di sì. Cui spesso si parla, cioè la villa Capri, effettivamente ci sono le ville, sono gli alberghi, quindi è una bellissima passeggiata arrivare appunto qui, a Punta Tragara, questa punta estrema che dà sui Faraglioni, che molto ovviamente piacque al conte Manfredi, ecco, che qui fece incastonare questa casa, questa villa, inizialmente villa, e poi diventato adesso, come succede spesso, un hotel di 5 stelle lusso della... qui chiediamo aiuto all'ufficio stampa che ci sta osservando. Manfredi Collection della Small. Small Luxury. Luxury Hotel. Small Luxury Hotel. Small Luxury. SLH. Ecco, questa è un po' la definizione. Bene, bene, bene. E, abbiamo qui quindi lo chef... al momento disponibile da 3 anni qui, mentre il suo capo è praticamente già da una decina d'anni, qui a Monzù. Lei è appena arrivato. Invece. Io sono appena arrivato, nuovo di zecca. Ecco, quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che anche questo è un progetto molto importante, insomma è un'azienda, una bellissima azienda, ci mette in condizione di poter fare bene, di poter operare, la nostra filosofia è sempre la stessa, cioè far star bene chi ci sceglie. Quindi coccolare gli ospiti che scelgono di venire a cena da noi, sia per una sera o una vacanza, quindi chi si ferma anche di più. Niente, mettiamo in campo la nostra passione per questo lavoro e in uno scenario unico al mondo e conosciutissimo nel mondo, quindi insomma speriamo di fare un buon lavoro, siamo molto in sintonia con lo chef, con tutta la brigata della cucina. Abbiamo fatto un ottimo gruppo e quindi i risultati sono qualità. Beh, lei arriva intanto dal cappero di Vulcano, che detiene la stella Michelin
già da un po' di anni, anzi devo dire la mantiene molto bene, perché proprio l'anno scorso insomma, abbiamo provato, devo dire, un menù insomma, particolare, un percorso particolare che forse a Vulcano è quasi d'obbligo fare, perché finalmente là ci si va appositamente, direbbero, sì, in costiera, no? Appositamente, sì, sì. Ecco, mentre qui, come dire, i ristoranti non mancano, tra l'altro lei sa che questo gruppo, abbiamo appena nominato Manfredi, ha una stella Michelin con un altro ulteriore ristorante. Ha due stelle Michelin, una stella Michelin qui a Capri con il ristorante Mamma e poi un'altra stella Michelin, il ristorante a Roma, nel Palazzo Manfredi. Quindi voglio dire, è un'azienda votata al turismo, che si occupa di turismo e soprattutto che piace fare bella figura e stare avere insomma quell'attenzione verso l'ospite, che alla fine poi è la cosa più importante. Ecco, quindi diciamo l'albergo appunto Punta Tregara comunque nelle sue offerte ha anche questa cosa, diciamo, nella piazzetta, in the city, no? Direbbero, certo, in Maremma, no? Cioè, ecco, spostandosi magari dalla profonda Maremma verso la città di Firenze. Qui diciamo è una passeggiata di 20 minuti. Piacevole, tra l'altro poi nella famosissima piazzetta, quindi i nostri ospiti si fermano una sera da noi a provare la nostra cucina, la cucina del Monzù, per poi magari un'altra sera andare dal Mamma, anche perché comunque Capri si presta molto all'uscita e quindi insomma ecco perché è una doppia proposta, una proposta per i nostri ospiti e poi anche per i passanti. Lei ha portato qualcosa di nuovo adesso in queste prime settimane? Perché siamo sviluppato sicuramente una modalità di servizio, portata la mia esperienza, ma soprattutto la voglia di voler essere un gruppo. Quindi ci siamo interfacciati tantissimo, abbiamo parlato tantissimo, abbiamo programmato tutto l'inverno per poter partire poi all'apertura ed essere già, come devo dire, rodati. E niente, stiamo facendo un buon lavoro, lei ha provato i piatti, quindi più di lei... Insomma, un feedback lo può lasciare, stiamo guardando le foto, stiamo cercando appunto di capire appunto dalla piacevole cena che è avvenuta appunto ieri sera, quindi avremo modo poi di, anzi adesso con lo chef abbiamo qui a disposizione, insomma andiamo un po' a vedere cosa c'era, cioè intanto sono vari menù. Sì, ci sono vari menù, del resto un gourmet si prefigge di avere un'offerta per tutti, no? Abbiamo vari menù che partono dalle 9 portate, 7 portate, 5 portate e poi c'è l'IEP vegetariano, proprio per essere pronti a soddisfare le richieste di tutti i nostri ospiti. Beh, intanto ieri sera abbiamo provato ad esempio una specialità non proprio qui di Capri, no? Perché è giusto far sentire anche quelle vicine. Era praticamente una linguina con... Ah, Nerano, sì. E beh, un piatto tipico di Nerano ed è giusto, insomma, riproporlo. Era una linguina con le zucchine alla fine. Zucchine, crema di zucchine. Questa tipica di Nerano che è Massa Lubrense, no? Questa, sì. Questa è la parte che confina con la costiera amalfitana ed è praticamente in penisola sorrentina, no? Se vogliamo, certo, usare dei termini. È lì all'angolo, no? Dove si divide la provincia di Salerno e quella di Napoli. Certo. Siamo a Napoli e là, certo, e là invece poi c'è... Costiera Amalfitana, tutta provincia di Salerno. Bene, bene. Come le sembra questo piatto? L'ha fatto lei? Sì, io mi occupo, oltre a essere il sous chef, mi occupo dei primi piatti, delle pietanze dei primi piatti. Lei come lo giudica quel piatto? Beh, piaciuto? Intanto mi è piaciuto molto, anche perché poi c'è un mio ricordo d'infanzia di come si preparavano le zucchine appunto fritte, ma non troppo, ecco, e quindi è stato, devo dire, molto piacevole, perché chiaramente la cucina della mamma è sempre quella numero uno, numero al di sopra di, ecco, cioè non c'è categoria, non ci sono chef stellati, esatto, quella, ecco, quindi ecco questo ricordo d'infanzia con la fettuccina non male. Quello che a me dispiace è averla assaggiata solamente ora qui a Capri, quando magari qualche volta siamo andati là in zona Gennaro Esposito, perché poi vedo che l'ombra di Gennaro Esposito comunque sia al Mamma, no? Dove ha detenuto la stella Miss fino all'anno scorso, adesso ha terminato il suo lavoro, ma c'è lo chef, insomma, il cuoco appunto.
appunto che poi sempre ha gestito questo locale, e anche qui il suo capo è comunque, arriva da quella scuola lì, quindi evidentemente insomma un po' di quelle zone, visto che c'è poi anche la festa Vico, siamo in diretta, quindi festa Vico è alle porte, anzi oggi mi sembra ci sia le strade della Mozzarella. Sì, sì, ecco, inizia la due giorni praticamente a Pestum con una reunion di appunto di chef, e tra l'altro ecco, a proposito di mozzarelle, le vostre mozzarelline di bufala le ho appena apprezzate, piccoline, sempre lei, è sempre lei che se ne occupa, no? È sempre Giacomo che se ne occupa. E le porta lei? No, l'abbiamo scelto insieme allo chef, dopo siamo andati casificio nel Salernitano e le abbiamo scelte. Ci sono piaciute e le abbiamo prese, le abbiamo portate qui a Capri. Tutte le troviamo a colazione. Come le dissi ieri sera, insomma, nella presentazione del ristorante c'è un'accurata scelta del prodotto, quindi l'inverno è proprio questo, insomma, caseifici. C'era qualcuno che narrava che le mozzarelle di bufala pesto dovrebbe mangiare, che so, il 25 novembre alle 9:30 del mattino, altrimenti non sono il massimo. È una leggenda, però mi hanno confermato che non è che si può sbagliare anche di qualche giorno. Noi cerchiamo di proporre qualcosa del territorio, perché comunque chi arriva in Campania è giusto far provare le nostre specialità, quindi questo per noi è fondamentale. Complimenti. Vi lascio con lo chef. Bene, grazie, anche perché le colazioni in questo momento si dorme chiaramente molto bene a Capri, quindi ci si sveglia chiaramente a quest'ora con molta calma, quindi lei si occupa anche delle colazioni, deve comunque dare un'occhiata, se è qua, indubbiamente. C'è una pasticcera. Sì. Ecco, c'è una pasticcera che arriva direttamente da Norcia. Io mi scuso, ieri da Camerino. Ho fatto. Ah, da Camerino, però sempre zone comunque colpite dal terremoto, mi scuso perché ieri poi insomma ho fatto una battuta di quelle che magari vengono anche in radio e poi vanno un po' corrette, perché purtroppo il termine che io ho usato, che la cuoca aveva fallito là, ma in realtà ieri sera il dolce era molto buono, quindi diciamo che solitamente si ripetono sempre queste cose qua della caduta sul dolce, no? Molte volte si può cadere sul dolce, ecco, quindi una splendida cena che però non ha un dolce adeguato, quindi ieri sera indubbiamente è una signorina la cuoca. Signorina, ecco, è stata devo dire, molto, molto brava e ha finito veramente degnamente appunto la cena. Arriva purtroppo da una pasticceria, diceva, di Camerino, dove appunto, ahimè, come dire, evidentemente non hanno potuto proseguire la loro attività. Lavoro, sì. Ecco, quindi dopo il fallimento, fra virgolette, appunto a causa del terremoto, chiaramente l'offerta di Capri, la pasticcera è qui con lei. Sì, ora sta facendo le colazioni, ma è già qualche anno anche lei? Sì, è il secondo anno. Ecco, il secondo anno, ecco, sì. quindi bene, bene, bene. Altre cose che ci possono venire in mente? Vediamo un po'. Intanto mi sono sfuggiti, spero di trovarli in carta al mamma, che sono poi i ravioli capresi, quelli sono proprio... Sì, sono un classico della cucina campana e soprattutto di Capri, fatti con caciotta, maggiorana e basilico, pasta cotta e salsa di pomodorino. Li fa sempre lei? Sì. Ecco. Bene. È un piatto che non fallisce mai. Ecco, diciamo che già uno di quelli, come dire, è già buona parte del pranzo, ecco, quindi poi è chiaro che se capita l'occasione, come spero lei sa già, se li troverò in carta. Sì, sicuramente, ci sono. No, anche perché poi quando le cose sono tipiche, poi nei ristoranti molte volte si tende un po' ad evitare, no? questi piatti, non consigliarli perché sono talmente richiesti, un po' come... Non so, specialità in Trentino, no? Anche là hanno le loro specialità, con i rischi appunto di non mangiare i prodotti tipici, appunto lo strudel, come i knederli, che possono ricordare un po' anche questi, ecco, quindi diciamo la quantità, no? È quella. Sì. Bene, bene, bene. E sì, cosa avevamo poi? Insomma, cosa mi ricordi lei qualcosa? Magari abbiamo la pasta e patate con astice e provola dei Monti Lattari. Abbiamo un raviolo di insalata di mare, un raviolo di pasta all'uovo con ragù di pulipo
e poi tutti lo andiamo a guarnire con tutti gli elementi dell'insalata di mare: gambero, scampo, sì. Polipo, sippia, asparagi di mare, piselli, fave. Ah, ecco, tutto. Asparagi di mare, che sarebbe la, la salicornia, ecco, che quindi è insomma un ingrediente del mare, ecco, sì. Quindi del, anche il mare in questo senso può essere una sorta di orto. Voi avete un vostro orto, quindi il nostro, messi nella natura? Abbiamo il nostro orto, infatti le nostre erbette noi le prendiamo dal nostro orto, rosmarino, erba cipollina, timo, maggiorana per fare appunto i ravioli caprese, basilico, tutto accuratamente selezionato dal nostro giardiniere che produce, diciamo, questi ortaggi, queste erbe, e le porta in cucina e noi le lavoriamo egregiamente. Bene, bene. Giacomo Olivieri, from, do you from? Portici, provincia di Napoli. Ah, ecco, quindi lei arriva, sì, proprio dalla terraferma. Ecco, quindi le sue precedenti esperienze? Le mie precedenti esperienze sono state a Positano al Covo dei Saracini con lo chef Antonino Montefusco, attualmente executive chef dell'Eccelsior Vittoria di Sorrento. Sono stato con Luigi Tramontano, sempre all'Hotel Vittoria di Sorrento. Poi sono stato all'Aris Bar di Londra. Ma Aris Bar, cosiddetto Cipriani? Esattamente, ah, ecco, esattamente. Beh, mi sembra ci sia anche un posto che si chiama Aris Bar, come c'è a Firenze, che non c'entra niente con la famiglia ecco, Cipriani. Quello è l'Aris Bar, che è Venezia, esatto. È nato il Bellini, il famoso Bellini. Certo, 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 come quindi ha conosciuto anche Arrigo. Esattamente. Ecco, ecco, quindi lei stava là, come poi del resto qui a Capri, in mezzo, come dire, a queste signore, dai, chiamiamole così, perché poi ci sono dei marchi registrati, c'è un po' una, forse la conosce, c'è un po', come dire, un l'Oriente Express, insomma, che vuole mettere le mani su tutto quello che Cipriani, e Cipriani chiaramente che ha il cognome di famiglia, chiaramente, che cerca di chiaramente tenere qualcosa per sé. Dopo aver ceduto il famoso albergo, comunque la catena appunto alberghiera. Qui va detto che, a parte, adesso stavamo anche un po' scherzando, no? Con il fatto che Gennaro Esposito effettivamente, insomma, un po' ha lasciato il segno, ma qui, come dire, la vera ombra lunga è quella del Corbusier, ecco, che disegnò, diede il là appunto all'amico Conte, appunto Manfredi, ecco, quindi fece molto bene questa cortesia, insomma, di disegnare evidentemente questo albergo. È stato proprio creato un po' come in montagna, a me è capitato d'inverno con la qualità sistica a Valtorano, dove praticamente hanno fatto un hotel 5 stelle lusso praticamente proprio nella roccia, quindi appoggiato alla roccia, quindi quando si gira per questo albergo, come dire, bisogna, anche con gli ascensori, bisogna spostarsi no? Ai piani, da un ascensore all'altro, perché veramente l'albergo è proprio messo. Esatto, esatto. Qui più o meno dovrebbe essere successa la stessa cosa, perché chiaramente altrimenti l'effetto sui frammenti, chiaramente, di vederli, questi bellissimi faraglioni, chiaramente non sarebbe possibile. Ecco, quindi è un punto, tra l'altro, d'obbligo per chi ama fare foto, che poi in realtà non sono foto, ma sono selfie. Quindi sembra che venga ripresa la parte opposta, come noi sembra che guardiamo quel quadro là, in realtà ci stiamo guardando allo specchio, caro chef. Questa è la realtà appunto dei nostri giorni. Ecco, e qui siamo veramente a Capri, siamo come a Venezia del resto, insomma, siamo in quei posti dove chiaramente continuamente devi chiaramente scattarti.